Ciao, benvenuto o benvenuta in questo video, sono Marcello Chiapponi e in questo video parliamo di cibi dolorosi. Vedremo quali cibi possono, per un motivo o per l'altro, vedremo quali aumentare i nostri dolori alla schiena, al collo e alle articolazioni. Come sempre quando parlo di questi argomenti non parlo soltanto per bocca mia, ma parlo soprattutto di quello che è il frutto della collaborazione con la mia spalla nutrizionale, Annalisa Caravaggi, che essendo una nutrizionista, naturalmente, al di là delle competenze più specifiche, naturalmente, nelle quali però non entreremo nel dettaglio così tanto in questo video, però ha un osservatorio, diciamo, nutrizionale, soltanto nutrizionale, molto molto più ampio. Abbiamo fatto insieme tanto lavoro da tanto tempo. L'ultimo lavoro che abbiamo fatto è un percorso che si chiama Laboratorio Anti-Infiammazione. Ci sono una serie di lezioni gratuite da provare, è una metodologia anche che comprende anche l'alimentazione per ridurre lo stato infiammatorio generale. Dicevo, ci sono una serie di cose gratuite, di lezioni da seguire, di strategie da mettere in pratica da subito. Vai a vedere i link nella descrizione del video, ti registri gratuitamente così accedi a questo materiale. Bene, allora vediamo quali sono questi cibi dolorosi come ho scritto sulla lavagna. Allora, adesso che sono passati i primi 15 secondi, quindi abbiamo già tagliato fuori chi ha la soglia dell'attenzione inferiore ai 15 secondi e quindi si aspetterebbe magari di vedere un video muto con magari la musichetta sotto di io che tocco l'ananas e faccio segno no, e oppure che tocco la zucchina e faccio segno così. Se si può dire qualcosa di intelligente in questo modo, fatemelo sapere, a me non risulta. Non ho ancora conosciuto una persona che mi abbia detto, ah sì, guarda, da quando ho visto quel TikTok di uno che faceva no, con un esercizio, mi è cambiata la vita, ho ottenuto un sacco di miglioramenti. Devo ancora, magari succede, fatemelo sapere. Quindi, adesso che abbiamo passato la soglia di attenzione di 15 secondi, diciamo una cosa molto importante. Il concetto di un cibo che faccia male non esiste, c'è il cibo che sì, mi è capitato una volta, però c'è di tutto al mondo, una persona mi ha detto sì, se mangio la mela mi fa male il ginocchio, però mi è capitato una volta e c'è di tutto francamente al mondo. Il concetto di un cibo che fa male alle articolazioni o che fa male alla colonna è un concetto che non esiste. Perché? Perché parliamo di qualcosa di cronico, cioè parliamo di dolori cronici, non è che parliamo del dolore che ti dura un giorno o che per caso, no, parliamo di dolori cronici, mal di schiena, mal di collo, dolore alle articolazioni, e parliamo di alimentazione, che è un qualcosa che noi facciamo cronicamente, facciamo regolarmente. E allora è possibile che all'interno della nostra alimentazione ci sia un solo elemento che mi crea maggiori problemi articolari? È molto difficile. Come vedremo, parliamo più di categorie, magari, di alimenti, oppure di abitudini alimentari che possono contribuire a aumentare l'infiammazione e aumentare il dolore. Questo è corretto. Dire che c'è un cibo che fa male e un cibo che fa bene è francamente ridicolo, perché possiamo dire che le zucchine hanno un sacco di vitamine che fanno benissimo alle articolazioni. Ottimo, e quindi devi mangiare le zucchine. Sì, certo che però se a cena mangi le zucchine, ma a pranzo hai dato pranzo alla mamma, hai fatto le lasagne, la quintupla lasagna, le zucchine la sera potrebbero non avere tutto questo effetto sperato, ok? Quindi è il complesso della nostra alimentazione che deve essere in un certo modo, cioè deve essere equilibrato. Ci sono alcune cose che effettivamente, se portate avanti in modo persistente, adesso vediamo quali, possono contribuire a peggiorare i nostri dolori. Perché? Perché contribuiscono a peggiorare, ad aumentare il nostro stato infiammatorio cronico, ok? Non è che veramente la mela può andare nel ginocchio, ok? Ci sono abitudini alimentari che possono contribuire a aumentare il nostro stato infiammatorio cronico. Quindi la nostra infiammazione di base, quello che chiamiamo infiammazione di base, più è alta la nostra infiammazione di base e più è possibile che noi andiamo a sviluppare dolori articolari. L'infiammazione di base ci fa da terreno fertile per lo sviluppo di dolori articolari. È questo il meccanismo attraverso il quale avviene, ok? Quindi quali sono? Parliamo prima delle abitudini. Quali sono?
le abitudini alimentari che contribuiscono ad aumentare il nostro stato di infiammazione di base e quindi la possibilità di avere dolori articolari. E qui andiamo subito su una cosa molto molto dolorosa. Perché? Perché è molto semplice e le cose semplici di solito sono quelle che funzionano bene, però sono quelle che si fa meno piacere sentire. Kcal, chilocalorie. La prima abitudine alimentare che contribuisce ad aumentare i dolori articolari è semplicemente mangiare troppo. Perché? Perché se mangiamo troppo, adesso possiamo dire quello che vogliamo, che il corpo non sia una macchina calorimetrica perfetta, che è vero per l'amor di cielo, che ci sono differenze, tutto quello che vogliamo, però se mangiamo francamente troppo rispetto a quanto poi effettivamente siano le nostre esigenze, i nostri consumi, è evidente che noi andiamo ad aumentare il grasso. Ancora la materia non si crea da nulla. Bene, il solo fatto di avere del grasso di troppo è già di per sé per il corpo un meccanismo infiammatorio, ok? Ci sono un fior di studi che dicono che quando aumenta il nostro grasso, aumenta il nostro stato infiammatorio medio. E altrettanti studi e prove empiriche anche simpatiche, adesso ne cito una, che dicono che quando si riduce il nostro grasso, si riduca anche il nostro stato infiammatorio e tutti gli indici di salute, indipendentemente da come questa è stata fatta. La prova empirica, ne ho viste un paio di nutrizionisti che per dimostrare questa cosa, erano dimagriti mangiando solo gelati e pancetta. Mi sembra che uno degli esperimenti fosse una cosa del genere. No, mangiava soltanto gelati e pancetta. Ne mangiava pochi però, molto pochi, adesso c'è molto calorici, ne mangiava pochi, molto pochi. Ne mangiava talmente pochi che comunque dimagriva. Dimagrendo, mangiando soltanto gelati e pancetta, miglioravano anche tutti quelli che sono i valori infiammatori. Tutti quelli che erano, mi sembra, la colesterolemia, i trigliceridi, adesso non mi ricordo nel dettaglio, che comunque miglioravano anche i dati dello stato di salute, nonostante lui mangiasse soltanto gelati e pancetta. Non si sentiva magari particolarmente in forma, però ecco, quei dati miglioravano perché? Perché è la sola riduzione del grasso che è il primo meccanismo antinfiammatorio, quindi la nostra prima abitudine infiammatoria e purtroppo l'abitudine ad assumere troppe calorie, a portarci dietro del grasso di troppo. Seconda abitudine, sicuramente che ci incide parecchio, i nostri orari. Mettiamolo qua. Nel tempo abbiamo sviluppato, soprattutto negli ultimi 15-20 anni, l'abitudine a mangiare di più la sera e a mangiare tendenzialmente anche sempre più tardi. Io mi ricordo negli anni. Io sono nato negli anni 80. Negli anni 80 il film alla sera, per dire, cioè il film che le persone guardavano dopo cena, mi sembra fosse o alle 8 o alle 8 e mezza. Nel tempo si è spostato, il tutto si è spostato sempre più avanti per la modifica delle nostre abitudini. Il problema è che il pasto più abbondante nel momento serale per il nostro corpo non è una cosa molto naturale, perché il momento serale, nel nostro ritmo circadiano, è il momento in cui i processi digestivi rallentano e quindi è normale che dovrebbe essere il momento in cui tendenzialmente mangiamo meno. È chiaro però, noi siamo più calmi e rilassati, eccetera, eccetera, abbiamo un po' la giornata da consolare. A volte, e quindi è normale che sia così, però il normale che sia così per il nostro corpo non è ben accettato. Non essendo ben accettato, che cosa succede? Che è evidente che il mangiare tardi, mangiare tendenzialmente troppo e buttare dentro spesso carburanti veloci come gli zuccheri nel momento in cui noi dovremmo andare a riposare, su che cosa incide molto? Sul sonno notturno. La qualità del sonno è influenzata dal fatto che io molto spesso vado a letto che il processo digestivo è tutt'altro che terminato, il sangue che dovrebbe andare al cervello e ancora allo stomaco che lo sta facendo lavorare. Questo incide sulla qualità del sonno. La qualità del sonno è uno dei principali meccanismi antinfiammatori che noi abbiamo. Quindi puoi anche mangiare la zucchina antinfiammatoria, ok? Ma se nel complesso mangi troppo, mangi tardi, questo comunque non avrà, la tua zucchina non avrà gli effetti sperati, oppure l'ananas, so che perché contiene quello che contiene, non avranno gli effetti sperati. E la terza abitudine che abbiamo è quella di assumere pochi cibi alcalini.
Ora non complichiamo la situazione, non entro nel dettaglio. Chi vuole entrare nel dettaglio del discorso alcalino o acido può andare a vedere il laboratorio antinfiammazione, il materiale che quindi ho fatto insieme ad Annalisa Caravaggi, la mia nutrizionista di riferimento, ma la facciamo estremamente, estremamente breve. Cioè il corpo ha un suo pH, un suo grado di acidità che vuole mantenere e deve mantenere a costo della vita. Okay? I cibi che noi assumiamo possono tendere ad aumentare, la semplifichiamo molto, possono tendere ad aumentare il grado di nostro grado di acidità e il corpo deve combattere per dire no, 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 aspetta un attimo, oppure possono tendere ad aumentare il grado di alcalinità. Nessuna delle due cose è sbagliata, anche se acido ci dà l'idea di qualcosa che ci scioglie, ok? Ma nessuna delle due cose è sbagliata, però ci deve essere equilibrio. Se non c'è equilibrio, il nostro corpo è costretto a mantenerlo forzatamente, questo equilibrio, ma lo fa mobilitando di più i processi infiammatori. Purtroppo i cibi che noi assumiamo, noi, mediamente la nostra alimentazione è molto più sbilanciata verso alimenti che producono scorie acide, perché i cibi che producono diciamo scorie alcaline, i cibi più alcalinizzanti sono i vegetali, però attenzione, non i vegetali intesi come cereali, che magari sono, sì, comunque appartengono al mondo vegetali, ma soprattutto la frutta e la verdura. E le famose 5 porzioni di frutta e verdura, così, è una raccomandazione che più o meno tutti conoscono, ma non è assolutamente detto che il fatto che tutti la conoscono si traduca nel fatto che tutti la seguono. E questo, se ci pensiamo, è importante, queste categorie di cibi, soprattutto la frutta e la verdura, ha un potere tendenzialmente alcalinizzante. Tutti gli altri, più quali meno, poi andrai a vedere gli approfondimenti, hanno tendenzialmente più potere acidificante e il nostro corpo appunto deve tenere l'equilibrio. Se noi pensiamo alla colazione media dell'italiano, non lo so, cappuccino, brioche, cioè cereali, quello che sono di alimenti, magari vegetali, frutta e verdura, è difficile che ci sia, siamo più sbilanciati verso l'acido. Se pensiamo al pranzo medio del piatto, lo condirai pure con il pomodoro, però tra la pasta e la verdura, però ci mangi dietro il pane, siamo più sbilanciati verso l'acido e il corpo deve compensare. Idem per quanto riguarda la sera, mediamente siamo più sbilanciati verso l'acido. Il corpo, ripeto, deve mantenere il suo pH, ma per mantenerlo lo fa a costo di processi infiammatori, aumentando i suoi processi infiammatori. Ed ecco qua, quindi l'insufficiente assunzione di frutta e verdura è un'altra delle cose che ci va a impattare sul nostro grado infiammatorio. Queste sono le abitudini che maggiormente possono impattare sul grado infiammatorio e quindi abbiamo detto sui dolori. E dopo le abitudini però parliamo di cibi veri e propri, però abbiamo detto categorie di cibi, è capitato solo una volta. Quello della mela e del ginocchio non è un meccanismo scientificamente provato, anche se qua stiamo parlando comunque di categorie di cibi importanti, dove possiamo rientrarci dentro anche la mela perché fa parte degli zuccheri. Non conosco persona che soffra di dolori articolari, per esempio, chi soffre di artrite reumatoide, quindi una patologia caratterizzata da dolori articolari forti e una vera e propria patologia infiammatoria di quelle appunto patologiche da cure, da cortisone, eccetera, eccetera. Devo ancora sentirne uno che mi dica: ho provato a togliere gli zuccheri o a ridurre fortemente gli zuccheri e non ho avuto nessun beneficio. La maggior parte delle persone, ma perché? Perché fondamentalmente di per sé una moderata assunzione di zuccheri magari non sarebbe neanche un problema, ma lo zucchero ormai è assolutamente dappertutto. Abbiamo contato fino a 60 nomi in cui lo zucchero si maschera in qualche modo all'interno dei nostri cibi. Quindi tieni presente che l'americano medio, questa statistica ci abbiamo sugli Stati Uniti, però l'Italia non penso che sia poi così tanto diversa, mangia 70 kg di zucchero all'anno, okay? Quindi è molto molto facile che la nostra dieta sia ricca, eccessivamente ricca di zuccheri. E questo è uno dei principali meccanismi infiammatori. La riduzione degli zuccheri è una delle cose più potenti che si possono fare per ridurre i dolori articolari. Questa esperienza che, francamente, come dicevo, un pochettino tutti mi hanno riportato, anche per esempio con i dolori articolari più fini, come quelli delle mani, traggono beneficio dal fatto che noi mangiamo meno zuccheri in generale.
meno alcolici, che poi appunto vanno anche quelli lì nella conta degli zuccheri, perché fondamentalmente anche questi ci aumentano tanto il grado infiammatorio, più il nostro grado infiammatorio è alto e più abbiamo possibilità di sviluppare dolori articolari. Peraltro, se il nostro grado infiammatorio è alto, anche se è un problema di tipo meccanico alla schiena, perché mi muovo male un motivo o l'altro, questo probabilmente lo percepirò di più, solo perché il grado infiammatorio è più alto. Altra categoria di cibi. Qualsiasi tipo di cibo industriale. Poi qua basta, per definire quale sia, basta guardarlo e pensare, perché poi bisogna, io sono un amante delle semplificazioni, cioè vado al supermercato, guardo un alimento e semplicemente penso a quanto mi ricordi la sua forma naturale o a quante trasformazioni appunto ha dovuto subire per assumere quella forma, ok? Molto banalmente vado al supermercato, vedo un petto di pollo, effettivamente può ricordarmi un petto di pollo. Se vedo un wurstel, tempo che è diventato a partire dal petto di pollo ha assunto quella forma, ci sono una serie di trasformazioni, ok? Queste trasformazioni naturalmente vengono fatte con additivi poi di vario genere, conservanti, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte sostanze che ovviamente dal nostro punto di vista del corpo sono tollerate, ma tollerate è quel tollerate che preferirei che non ci fosse, cioè sì, lo tollero, è commestibile, ma preferirei che non ci fosse. Lo tollero, diventa commestibile a costo di una mobilitazione dei processi infiammatori. Te lo vedo un po' come una cosa estranea, quindi mobilito i miei processi infiammatori come tutte le cose strane che entrano all'interno del mio corpo, ok? Quindi il cibo industriale in genere, più il cibo è stato trasformato per assumere la forma con cui poi lo vediamo, più probabilmente ha dentro degli additivi, ingredienti di vario genere, e più naturalmente questo mi può mobilitare i processi infiammatori, perché appunto questi additivi e così via sono visti come sostanze comunque estranee dal nostro corpo e quindi ci mobilitano i processi infiammatori. Poco! Perché in realtà sì, sono comunque tollerate, sono comunque commestibili, ma come dicevamo prima, è l'accumularsi, è il cronico, è l'abitudine in generale che fa la differenza. Quindi l'abitudine a consumare spesso molti cibi industriali fa parte delle cose che ci possono aumentare il carico infiammatorio. E chiudiamo questo video con una citazione e osservazione che riguarda il fatto che il pennarello ormai sia esaurito, però vabbè, che riguarda glutine e lattosio. Allora, glutine e lattosio sono le allergie certificate, no? Quelle che veramente sono ufficialmente riconosciute dalla scienza come vere e proprie potenziali allergie, potenziali malattie. Ci sono però nelle nostre osservazioni, soprattutto le osservazioni di Annalisa, che lavora, come dicevo, tantissimo sulla nutrizione, un'enorme quantità di persone che, nonostante non sia celiaca, nonostante non abbia una vera e propria intolleranza al lattosio certificabile in qualche modo, cioè i test negativi, traggono comunque beneficio dal fatto di seguire una dieta o almeno a basso contenuto di glutine, a basso contenuto di lattosio o comunque o addirittura senza glutine e senza lattosio. Questo è perché probabilmente c'è una zona grigia di persone che hanno una sensibilità per queste immunità, che non è una vera e propria allergia, non mobilita i processi immunitari, ma mobilita comunque un po' i processi semplici infiammatori. E quindi questo contribuisce ad aumentare quel carico infiammatorio che dicevamo, ok? È logico che prima di, dice, sostituisco, tolgo completamente il glutine, tolgo completamente il lattosio, cioè sono cose che magari uno già semplicemente mangio meno, mangio orari più decenti, cerco di non cenare troppo tardi, cerco di aggiungere, cioè ci sono tutte queste cose che abbiamo detto, sono già comunque un sacco di cose. Però ecco, è giusto riportare anche questo tipo di osservazione, che ci sono molte persone che non hanno francamente nessun tipo di allergia o rilevabile a questo tipo di test, quelli scientificamente validati, però ugualmente traggono beneficio dal ridurre la quantità di questi elementi.
Ecco qua, quindi non ci sono i cibi che fanno male alle articolazioni, non è che la carne rossa ti fa fare male alle caviglie e invece l'insalata ti fa bene ai polsi, questa cosa è ridicola ovviamente, al di là delle mie esagerazioni, ma è il complesso della nostra alimentazione. Abbiamo visto abitudini e categorie di alimenti che sono sicuramente più a rischio. È chiaro che molte di queste cose che ho detto magari sono, se uno ci pensa, abbastanza scontate, perché queste cose bene o male le si sanno. Il problema è che c'è un gap enorme tra il saperle e il farle. Lo so che sono cose dolorose in qualche modo, perché cioè, anche noi preferiremmo, sì, guarda, che sentirci dire che il problema è l'insalata che la condisco con l'olio di semi, invece dovrei condirla con l'olio di oliva. Se la condisco con l'olio di oliva non ho più dolori articolari, anziché sentirci dire che molte volte magari il problema potrebbe essere semplicemente che mangiamo troppo. Sì, benissimo, però la realtà dei fatti è un'altra, quindi se vogliamo dire la verità è un'altra cosa, ok? Quindi ci sta di prendere in esame tutte queste cose, vedere dove possiamo lavorare, vedere dove possiamo modificare e agire di conseguenza, naturalmente. Io posso fornire, diciamo, una guida pratica per fare tutto questo secondo degli, step assolutamente provati ed assolutamente graduali con il percorso laboratorio antinfiammazione. Vai a vedere i link nella descrizione del video, il percorso che ho fatto insieme alla mia spalla nutrizionale Annalisa Caravaggi. Vai a vedere i link, ti registri, guardi le lezioni di prova, inizi a lavorare. Abbiamo suddiviso una serie di piccoli compiti che gradualmente però rendono semplice mettere in pratica questi principi di cui ho parlato nel video. Bene, per questo video è tutto. Se ti è sembrato interessante, non dimenticare un mi piace e non dimenticare di iscriverti ai miei canali. Grazie mille dell'attenzione e ci vediamo alla prossima.